La prima prova di quest'anno secondo me è molto più semplice di quella dell'anno scorso. I ragazzi hanno avuto la possibilità di spaziare tra vari argomenti e mi sono sembrati tutti molto concentrati, quindi superata l'ansia incredibile, tremenda dell'inizio, anzi dell'attesa, quando sono arrivate poi le tracce, si sono tranquillizzati e si sono messi a lavorare con molta lena. Quindi non c'erano molti problemi. Penso che i problemi ci saranno molto di più nella seconda prova, che nel nostro caso è di grafica, perché appunto in grafica abbiamo la progettazione di qualcosa che può essere un manifesto o una locandina, un banner per un sito, e in più abbiamo anche delle domande molto specifiche sulla materia, e quindi penso che quello darà più problemi insieme alla relazione, perché bisogna parlare del progetto senza però dire come l'hai fatto, ed è quella la cosa difficile, che molti studenti secondo me hanno problemi. Allora, per la prima prova io non ho trovato nulla di troppo inaspettato, è una cosa tranquilla, si poteva svolgere tranquillamente, i temi erano abbastanza accessibili, e diciamo che il peggio è per la seconda prova, è più che altro la bella batosta per il colloquio orale. Allora, io ho svolto la tipologia B3 riguardo il Novecento, che parla appunto del progresso tecnologico negli anni, dalle due grandi guerre fino ad arrivare agli ultimi anni del Novecento, e inoltre diciamo che questo argomento era affiancato alla situazione sociale dell'uomo, che cambia da, diciamo che c'è un passaggio dal mondo diciamo contadino a quello industriale, e mi è piaciuto perché appunto alla fine poneva una domanda, ovvero quale sarà il destino dell'uomo, cioè, appunto dovuto appunto a tutti questi eventi. E per quanto riguarda le altre tracce, ne ho trovate particolarmente interessanti. Quella di Ungaretti, ovvero l'analisi del testo, era bella, però era molto difficile. Allora, io ho scelto il testo argomentativo B2. Mi è sembrato abbastanza facile, a differenza di tutti gli altri. Più che altro la paura principale per la seconda prova, perché è divisa, a differenza di altri anni, in due parti, e facendo entrambe le materie di pratica sarà complicato per i materiali e i luoghi.